Thank you.
abbiamo 11 collegati live, di cui 8 dal Medio Oriente, Israele, sì, e 3 da Milano, quindi qualcuno di loro probabilmente sta guardando. Qualcuno dei nostri colleghi. Qualcuno dei vostri, sì. Yasha me l'ha appena detto. Siamo live su Facebook, YouTube e applicazione connessi da due continenti, così soltanto per dare un po' di dati del torneo. Sì, cioè la gente a Tel Aviv vi sta guardando, io dico solo questo. Poi vedete voi di mantenere il livello. Pretendete, io non ho mai detto parlo con questo genere. Sapete il regolamento FGC? Uno così con il calcio non è più giusto. Sì, anche con le mani va bene, quando non è un retropassaggio volontario può. Vantaggio! Thank you.
Non è uscita. Thank you.
quanto è bello questo sport. Thank you.
sono idee. Sì. Cose che voi umani non avete mai visto. Ma cosa sono, sbarbati o gente? Sbarbati fuori di testa. Tutte e due, ma fuori di testa che pensi di giocare a finale Champions e se ne danno su manager di grandi banche, sai cosa? Perché è un torneo per di che cosa? Sì, ora giocavo con Fiber, ha partecipato all'Yemen contro CG. Vabbè, comunque non ho problemi. Ho avuto la fortuna nella mia carriera di arbitrare anche gente di livello. So come comportarci. Anche gentaglia. Gentaglia intendo dire ex professionisti, che sono il peggio. Portieri, ok? Bombe a mano. Bravo! Mangane.
Yeah.
Thank you.
economia c'è nel gioco un minuto dopo. Perché poi montiamo gli highlights, noi qua abbiamo il live per la partita e il full match. Ma lo dovevate dire prima, magari c'è anche il sonoro. Certo. Con tutte le pierlate che ho detto, avvisatemi prima, no? Perché l'altra volta avevamo fatto sopra il coso del tennis, okay, ed è un punto mezzo cieco della telecamera. Spargo il pallone che offendete. Eh no, perché la telecamera segue il pallone, quindi se c'è, se il pallone te, sta ferma su di te. Se vede qualcuno che gioca non ti riprende. Non è così intelligente, cioè, intelligente abbastanza, ma riprende solo il pallone. Eccoci qui con il capitano di Selgin. Oggi purtroppo è arrivata la prima giornata una sconfitta, è un peccato, forse però si può additare la sconfitta al fatto che eravate in 5 contatissime, nel secondo tempo avete un po', siete un po' crollati? Siamo un po' crollati, certo, eravamo in 5, ma Selgin è così, noi all'inizio campionato sempre partiamo in pochi, male, ma puntiamo a finire col botto, come l'anno scorso abbiamo perso in semifinale, quest'anno magari riusciremo a far meglio, perché no? No, infatti poi nel primo tempo c'era da dire che quando eravate in buona condizione fisica avete letto bene la partita, avete anche mostrato un bel calcio. Bisogna fare anche complimenti al vostro portiere che nonostante gli 8 gol subiti, senza di lui probabilmente il passivo sarebbe stato maggiore. C'è stato forse un passo indietro rispetto alla prima partita che era amichevole ma che comunque avete portato, avete vinto? Passo indietro non direi, noi ovviamente puntiamo a migliorare, a volte il calcio è questo, i risultati possono essere anche ingannevoli a volte, però oggi sicuramente non lo è stato, come hai detto il nostro portiere ha fatto una grandissima prestazione, onore anche agli avversari ovviamente che se la sono portata a casa meritatamente, e l'altra partita era un'altra partita, gli avversari erano diversi, quindi questo non si può dire. Benissimo, allora grazie mille capitano Selgin, ci vediamo alla prossima, in bocca al lupo. Grazie, Crepi. Ciao, grazie mille. Grazie a te. Prendi tu per favore un pochino più a sinistra, grazie. Così? Sì, 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 sì. Eccoci qua invece con il capitano di Open Fiber, oggi è arrivata la prima giornata, una grande vittoria. E nel secondo tempo avete mostrato la vostra superiorità schiacciante e avete poi dilagato. Qual è stato... cosa vi siete detti in uno spogliatoio dopo la sconfitta di settimana scorsa, anche se era amichevole, e qual è stato il segreto per vincere oggi e cominciare così bene? Beh, diciamo innanzitutto che è stato un punto di partenza, non voglio dire che la sconfitta abbiamo giocato bene la volta scorsa con i vice campioni uscenti, la Goodyear, quindi come avevo detto in precedenza siamo un bel gruppo, ci siamo già formati con questa prima partita di campionato e speriamo di andare in fondo e onorare il torneo. C'è qualcosa che lei da capitano mister riconosce che potete ancora migliorarvi nonostante oggi avete dimostrato un bel calcio e un bel risultato? Sì, diciamo siamo un bel gruppo e continuo a dirlo, manca ancora qualche tocco di palla in più, il primo tempo abbiamo rischiato di fare molti gol, purtroppo è mancato l'ultimo passaggio, però tutto sommato non posso dire che la squadra ha giocato benissimo e ringrazio tutti i miei amici e colleghi che hanno dato questa prova di forza in questa prima partita sempre di campionato. Parole sagge del capitano, allora grazie mille, in bocca al lupo per le prossime, avete iniziato al meglio. Grazie mille. Ciao, grazie mille. Ciao Arturo.
mi stavo guardando il pallone a casa. Mi prendi la carta, la camera ti segue fino a casa. Ma che sparatoria è andata bene. Andiamo al bar. Passa da centrocampo, serve. Sarebbero tre di fila.
brutissimo. Ah no, certo. Ma così lasci la Roma?